Sono venuta per dirti che io... da grande voglio essere come te. Oh, vieni, tesoro. Diglielo. Ci lasci girare liberi? Da soli. Da soli? Non da soli. Insieme. Ma senza di te. Senza di me? No, non senza di te. Beh, sì, senza di te. Noi abbiamo un supporto. Ma i miei bambini nel centro commerciale? Come bambini? Insieme abbiamo più di 40 anni. E a più di 40 anni si è molto maturi. Oh. Questa città non è abbastanza grande per tutti e due. Oh no, quando vostro padre ha fame compra tutto ciò che vede. Bene, facciamo così. Io rimango qui a tenere d'occhio Buffalo Spendaccione Bill e voi potete andare in giro. Sì! E avrò bisogno di qualcosa da mangiare, quindi ecco dei soldi. Grazie. No, grande. Noi, fermatevi! Prima che ve ne andiate, devo farvi delle raccomandazioni importanti. State insieme, non parlate agli sconosciuti. La prima volta al centro commerciale senza genitori. Libertà! Dolce, dolcissima libertà! Pollastrelle del centro commerciale, dolci pollastrelle del centro commerciale. Vedo la bocca di mamma che si muove, quindi starà pensando che la sto ascoltando. Ma non la sto affatto ascoltando. Non toccate tutti i trucchi esposti, non mettetevi le creme negli occhi, non fatevi colpire da un elicottero e, non avrei mai voluto dirlo, non perdete i pantaloni. Tutto chiaro? Sì. Capito? Ogni sillaba. Al 100%. Nel caso non ve le ricordiate, vi scrivo qui le cose più importanti. Bene, tornate tra mezz'ora. Grazie per la fiducia. Non ti deluderemo. Sta tranquilla, mamma. Niente potrebbe andare storto. Perché è andato tutto storto così in fretta? Forse non è stata una buona idea dividerci. Perché hai quell'affare? Ero nel negozio di giocattoli e non so come sia arrivato l'elicottero, giuro. A te cos'è successo? Ah, forse ho esagerato un po' il negozio delle creme. Ah, brucia un sacco! Come hai fatto a finirti la crema negli occhi? Non è negli occhi, ce l'ho nei condotti lacrimali! Meglio, così non puoi vedere il trucco di Don. Ehi, ero in profumeria e la signorina mi ha messo un trucco leggero. Più che il trucco, ti ha ristrutturato la facciata. Senti chi parla, quello che non ha i pantaloni. Come hai fatto a perdere i tuoi pantaloni? Non li ho persi. Li ho abbandonati per terra nel camerino. Perché? Perché era lì che dovevano stare. Quando mi sono provato un paio di jeans ciancarelli, era come portare le mie gambe in vacanza in un posto esotico. Se non sbaglio, si chiama Ciccarelli. Non è Cicciarelli. No, 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 si chiama Recupera i pantaloni. Non lo farò. Dopo che hai provato dei jeans ciancarelli, non puoi tornare indietro. Ma non puoi andartene in giro conciato così. Va bene. Beh, così almeno non possiamo perderci. Visto? Alla moda, ma anche pratico. Davvero vuoi girare nel centro commerciale con un pareo? Ehi, dipende da come lo porti. Alle ragazze piaccio così.